Ciao a tutti ragazzi, sono Didi e bentornati finalmente sul mio canale con The Division. Allora, l'ultima volta avevamo fatto delle missioncine, poi mi sono creato e craftato con i pezzi che avevo in più e in meno, quella roba là. Mi sono fatto questo, vi faccio vedere questo, che è un bel fucilotto a precisione, anche se non molta precisione perché non è proprio di quelli da cecchino. Ed è molto potente. Però per ora andiamo in giro con questo. Allora, dicevo, la missione che sto per fare, come potete leggere da sopra, è Persone Scomparse, una missione secondaria, dove parla di una certa Aether Law, o come cazzo si chiama lei. Praticamente la sorella musicista di una tizia che lavora con noi. E dobbiamo cercargli la sorella. Perché? Perché questa porella sta senza sorella e la sorella sta senza il fratello sta senza la cugina. Eppure la cugina ha portato la senza il pie. Eccoci qua. E abbiamo trovato già il radiofaro della Echo. Ecco il radiofaro Echo. FFF attiva. Bene. Dov'è? Eccola qui. Ok. Non puoi andare là dentro. Hanno incendiato il negozio di fronte. È troppo pericoloso. Senti, Faye mi ha detto di contattarla tutti i giorni. E farla preoccupare significa farla infuriare. Sì, questa sarebbe la sorella. Merda, mi ero dimenticata della radio di Faye. Dalle bastoncini di pesce. No, tesoro. Ci servono. Ma a me nemmeno piacciono. Lo so che te non piacciono, però... Questa chi è? Maddy Anderson. Barista, non, ma... Ok. È una sua conoscente, vabbè, ok. Sti cacchi, è una conoscente. Ok, abbiamo raccolto le nostre informazioni. Abbiamo raccolto quello che ci interessava sapere. Perché adesso quello che ci interessa è andare, tornare da quella tizia lì e dirgli che fine ha fatto sua sorella. Giusto? Giusto? E infatti, perché abbiamo finito la missione. La missione è finita la missione. Allora, io voglio andare qui perché voglio vedere se riesco a trovare. Perché qui c'è una postazione, a quanto ho capito, giusto? Esatto. Entra in una zona sicura. C'è una postazione, c'è un ricovero, un coso per noi. E anche per chi sta male. Infatti, è un nostro posto. Bene, perfetto. Facciamo... questo è il nostro... È la nostra scorta. Vabbè, ok, posto, via. Allora, mappa. Vorrei vedere che c'è qui intorno. Venditore, venditore, agente. Questo cos'è? Hoop. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere che sicuramente è stata a sta parte. Allora, qui ci stanno quelli della GDF. Poi se andiamo più avanti troviamo altri agenti. Qui è chiuso però. Perché qui è chiuso? Non si sa perché è chiuso. Va bene, ok. Oh, eccoli qui. Qui ci stanno, eccolo là, ok, trovato. Questa dovrebbe essere la via principale, a quanto ho capito, giusto? Non mi fa parlare con lei, perché non mi fa parlare con lei? Ah. Questo è un giocatore? Ok, ti saluto. Bella per te. Come si fanno i cenni di saluti? Non so come si fanno i saluti. Non so come si fanno i saluti, fratello. Non c'ho più pallida idea. Sì, ok. Non so come si saluta. Ah, ok, ah, eccolo. Cioè, sup? Che vuol dire? Non lo so.
I need a time. I have a problem. No, I have a time. Ok, qui non c'è un tubo. Qui non c'è un tubo. Vabbè, io non capisco perché qua però non mi dà niente. Perché non posso... Perché non posso parlare con sta tizia, scusate? Ah, qua c'è sta il venditore di armi. Ok, perfetto, abbiamo. Io devo vendere l'arma che è quella della... Dove sta? Questa. Ok, poi devo vendere... Che altro posso vendere? Niente. Niente, per adesso non voglio vendere niente. Ok. Ok, qua me ne posso andare. E andiamo verso di qua che c'è un altro venditore. Equipaggiamento. Vedi qualcosa che ti interessa? Non proprio, a parte questo qua. A parte questo qua che non ho i soldi. Non ho i soldi. E questi qui anche. Ok, vediamo se riusciamo a raggimolare qualche altro soldo più avanti. Soldo più avanti. E ok, possiamo andare a fare un'altra missione quindi. Ma ti servirà di sicuro. Qua ci dovrebbe essere la cosa per tornare alle... Ah, eccolo. Ok, bene, quello che mi serviva. Ok, allora, andiamo a fare la missioncina, un'altra missioncina da queste parti, che sicuramente è qui, eccola. Missione secondaria. Missione secondaria. Quale del due? Scorta di medicine. Taglia Michel Mason. Qua c'è un incontro. No, andiamo a fare... Qua che c'è? Un incontro. Assalto alla roccaforte. No, andiamo a fare questa qui, va. C'è poi. Oh, tesoro. C'è un'assassina spietata là fuori. Una brutta persona di nome Michel Mason. Vogliono che ti chieda di fermarla. Ma devi promettermi che farai attenzione. Ti mando la sua ultima posizione nota. Nessuno potrà dire che non ti ho avvisato. Va bene. Ok, non c'è bisogno però che me lo dici con ste parole un po'. Me dici così con ste parole mi metti paura però, sorella Ursù. Dai. Madonna, i cadaveri qui, ma che è? Madonna, stanno a scavare proprio buche, fosse. Fosse comuni proprio. Guardate che roba. Qui stanno a scavare proprio fosse comuni, io. Brutto, raga. Brutto, veramente brutto. Proprio pessima, pessima, pessima qui. Ok, allora dobbiamo andare di qua. Bene, andiamo, 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 andiamo. Siamo anche vicini a quanto vedo, non stiamo molto lontani. Però che è 200 metri sembra. Perché 0.2 chilometri sono 200 metri. Spero che non ci sia nessuno perché non mi va di sparare. Voglio trattenermi le pallottoline per me. Ok, questo non è da... È morto, è deceduto. Mi è deceduto di fronte un tizio sconosciuto. Mi diverte a chiudere i sportelli. Allora, abbiamo dei cattivoni a destra e a sinistra. Mo adesso ce l'ho dietro perché ho fatto il giro, però... Ce l'avevamo a destra e a sinistra. Oddio, eccolo. Che disgrazia. Aspettavamo un carico di scorte mediche, partito ieri, ma è scomparso. Tutti quei malati ne avevano bisogno. Puoi pensarci tu e andarlo a cercare? 5 minacce ho trovato? Bene. Allora, facciamo così. Usiamo una granata a frammentazione. E la usiamo. Una qui. Muori. Avanti, fate un bel respiro. Non dire che tiri, fratello. Ok, quello era un tizio. Madonna, me stavo per sparare a quel tizio io. No, c'ho confusione perché sono entrato dentro la scia di sto coso. Vaffanculo. Attenzione, nemici in arrivo. Da dove? Da dove? Che
diamine, da dove? Da dove? Da là. Da là sopra, da là sopra, eccoli là. Allora facciamo così, mettiamo la cosa là. Così almeno se loro scendono sono fritti. Ma proviamo con il fucilotto nuovo. Ok. Sembra figo, ma ok. Oh, ma, sta cosa si può spingere oppure no? Mori. Mori. Attenzione, nemici in arrivo. Da dove? Da là, perfetto. Wow, 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 wow. Attenzione, scorte sotto attacco. No, 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 no. Ricarica svelto. Forza, arrendo. No, te devi arrendere te, fratello. Nemici in arrivo. Da dove? Da dove? Sicuramente dall'amo adesso. Se sono venuti da lì, poi sono venuti da lì. Attenzione, scorte sotto attacco. Da dove cazzo sono sparato? Ah, dall'altra parte, porca di quella vacca. Non ho visto queste di scorte. Che cazzarola, porco giudaccio sozzo lurido. Fanculo. Muori. Dai, basta. Muori. Muori. Wow. Sono colpita da come hai recuperato quelle scorte mediche. Grazie. Quando vedrò il mio Benny gli racconterò tutto di te. Apprezzerà tantissimo. Ah, ti ringrazio. Molto bello, molto bello. Sì, 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 bellissimo, bellissimo. Ok, andiamo a vedere la taglia del signor Mason. Perché adesso non abbiamo fatto la taglia di quella tizia. Cioè, c'erano queste scorte buttate lì che non si riuscivano a scapire che dovevamo fare. Adesso andiamo a vedere la taglia della tizia. Mi pare ovvio. Ok, ricaricami per favore. Analizza il primo e il secondo luogotenente Michel Mason. Ma porca vacca. Ok. Vedo dei tizi lì. Giusto? Esatto. 7 minacce. Stiamo scherzando. Scherziamo, ci sono 7 minacce. 7 minacce, stiamo scherzando però. Bene. Dai, dai, che qua mi esplodo. Ok, questo è eliminato. Oh no, sì. Ok, questo va eliminato. E subito, perfetto. Quel tizio anche va eliminato e subito. L'ha eliminato lui. Ma che gran figata. Che gran figata, l'ha eliminato lui. Quello che mi serviva proprio, perfetto. Ok. Andiamo avanti. Così. Allora, lì ci sono dei nemici, ma non riesco a capire se dove stanno. De preciso, dove stanno de preciso sti stronzetti? Infami. Allora, Boni, dammi qui. Bam. 3. Bene. Ok, stiamo raggiungendo le minacce a 0. Ma vedo che qua ci stanno nemici lì. Scusa, scusa, aspetta un secondo. Come fanno a starci nemici lì? Dove cazzo stanno questi coglioncelli qui? Sono 3, ma dove stanno? Stanno dentro, dove stanno? Ma stanno dentro a quel palazzo là, aspetta un po'.
Fammi capire. Stanno dentro a sto palazzo? E come cazzo ci vado? E come ci vado? Ormai? Belli che morti lì, oh. Qua è tutto chiuso. Non ci posso andare. Ok, andiamo a cercare qualcun altro, perché questo non mi fa cercare cose. C'è un rifornimento, via. La zona nera. Mi ricorda quelle mappe dell'impero vulcanico del 19° secolo, quelle dove all'interno del secondo più grande continente del mondo c'era scritto solo... Allora. Sunt Dracones. Nessuno sa... teniamo un UG. La situazione è completamente fuori controllo. Incendiaria. Ci abbiamo due incendiarie. Una là. Non mi arrenderò. Sta per esplodere! Esatto, sta per esplodere. Muori. Ok. Possiamo fare meglio. Un bel respiro. Tenete gli occhi aperti. Perché ci vuole così tanto? Quello ha preso fuoco. Oh, adesso devi ricaricare te, e dai! Morto! Il primo luogotenente! Sì, metto in sicurezza l'area. Te pare semplice mettere in sicurezza l'area con sto cacacambrello che spara sempre munizioni a go-go? Ecco, stava per esplode. Perfetto. Ho ripreso anche le munizioni perché... Dove sta la signorina? O il signorino, non lo so. Dov'è? Aspetta, che qui ho qualcosa. Non è qua? No, è dall'altra parte. Aspetta. Oltre al rifornimenti qui dovrebbe esserci qualcosa qua. Eccolo qui. Cerca. Una flashbang. Buono, ottimo. Una flashbang. Scorta al massimo. Perfetto. Allora, vediamo che c'ho di munizioni qui. Perché una granata shock, una MP, una flashbang e un lacrimogeno. Io metterei lacrimogeno però, perché può essere molto più utile della flashbang, dato che il flashbang magari fa il bang e basta. Poi muori. Ok, non me l'aspettavo questi tre tizi, sinceramente parlando. Non me l'aspettavo proprio questi tre tizi. Andata a prendere il culo. Ma questa sta sopra o sta di sotto? Non capisco. Ok, è il momento di andarsene via. Non andiamo. Ah, si è presa da sola sta coglione. L'ho uccisa. Hai trovato tutto quello che ti serve. Meraviglioso. Speriamo che non ti sia finito del sangue sull'attrezzatura. Sono le macchie più ostinate. Oddio. No, tranquilla, non c'ho macchie sull'attrezzatura, non ti preoccupare. Ma come ci arrivo là sopra a prendermi quell'affare? Qui. Voglio andare lì per prendermi le sue cose. Quello che sono riuscito a prendere. Che c'è? Che c'è? Ginocchiere? E che altro ho preso? Componenti e scorte? Qui. Che c'è qui? Componente blu, un componente verde. Perfetto, qua. Componente blu, un componente verde. Qui. E anche qua. Abbiamo un buon fuciletto. No, non è un buon fuciletto, però vabbè. Ci prendiamo tutto e ci vendiamo tutto. Che questo qui, la roba venduta, mi servono soldi, big money. E le big money. Allora, io avevo da quelle parti
A parte qui le munizioni adesso le recuperiamo tutte, perché non mi sono stufato di... Anna. Bene, 94 del fucile d'assalto, perfetto. Poi avevamo lì un coso verde, eccolo là. Cioè dove? Oh, ma questi sono maledetti! Quando cazzo? Ma quando morite? Oh porcaccia Eva! E che cazzo l'ha visti? Io mi credevo che erano dei tossici buttati lì. Ma porca pascia Eva! Muori! Una magnum. Io mi credevo che erano dei tossici buttati lì. E invece qua stiamo a parlare di gente armata, porco di quel cacchio. Porco. Cacchio. Cacchio porco. O porco cacchio. Mi credevo che era gente buttata là così a buffo. Invece è gente armata che mi sta a sparare. Mortaccia, ci vostro. Benissimo, benissimo, benissimo. Andiamocene via il più fretta possibile. E ok, qua c'è la GDF. Oh, signore. Salve ragazzi. Fatevi cazzi. Dove stanno? Ah, ecco lì. Oh no, quello no. Ok, dove stanno questi tizi? Maledetti. Qua non mi pare ci sia qualcosa di interessante. Hai perso la strada. Eccoli lì i tizi. Eccoli lì i tizi. Ok, allora, quella mi proteggerà le chiappe per un po' di tempo. Ah, c'è anche la GDF. Sta sparando per me. Dove cazzo si è andato a mettere quello? Ah, là sopra, perfetto. Ok, muori lì. Bravissimo, muori. Devi morire. Ah, ok. Lo so, lo so. C'ho dei ok, ho preso pure il coso. Ho degli strumenti molto belli, ragazzi. Molto belli. Molto, molto fighi. Faighi. Allora, qua abbiamo il pieno. Qui abbiamo il pieno. Quindi ci attacchiamo a sto gran pieno. Ok, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Io intanto me ne vado tranquillo e beato. Componenti, già l'avevo presi. Me ne vado, un'altra missione secondaria. Me ne vado bello e tranquillo nel nostro bellissimo posto di sicurezza, la base operativa, la base operative, con un buono spostamento rapido. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDD, ricordatevi di iscrivervi e lasciare un commento. Se non siete iscritti, magari lasciate un bel like da qualche parte, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti.